Buongiorno ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Sono qui nella mia cabina armadio perché è arrivato decisamente il momento di andare a sistemare tutto l'armadio facendo il cambio stagione, in quanto, a parte il pigiama che dopo sistemo, ci sono tutti i vestiti estivi o comunque primaverili, quindi devo assolutamente andare a prendere gli scatoloni con i maglioni, portarli giù e fare questo benedetto cambio armadio. Ho preparato anche questa rella che di solito teniamo in camera da letto, anche se non mi convince molto, quindi sto pensando di metterla nel sottotetto. Abbiamo un sottotetto molto grande dove poter contenere gli scatoloni, ad esempio teniamo le cose di Natale, quindi pensavo di metterla lì e appendere tutte le cose estive un pochettino più, cioè quelle che piegate si stropicciano di sicuro, però vediamo un attimo, altrimenti andrò da IKEA sicuramente a prenderne altre due perché comunque costano pochissimo e si vede perché la qualità non è proprio il massimo, però sono comode magari per da utilizzare proprio come appendiabiti e organizzare al meglio le cose. Comunque la prima cosa che faccio adesso è sicuramente quella di impilare sopra questa rella tutte le cose estive che so di non utilizzare quest'inverno. Questo passo a controllare i vari cassetti, perché anche all'interno dei cassetti ci sono tante cose estive che ovviamente non mi serviranno più. Questa è la situazione attuale. Guardate che macello. Aiuto! Comunque, partendo da questa colonna aperta dove tengo le borse, queste restano sempre qui. In questo primo cassetto che sono andata a svuotare e ripulire, ho praticamente lasciato le cose che c'erano già, ovvero questa cesta con all'interno tutti i calzettoni, quelli super morbidi, casalinghi da tenere perché io devo camminare scalza, però ho freddo i piedi, quindi metto la doppia calza e queste sono fantastiche. Qui invece tengo tutti i leggings super comodi da utilizzare sempre qui a casa, quindi questo è proprio il cassetto casalingo, chiamiamolo così. Qui sotto e qui sotto invece è vuoto perché avevo dei tappeti che forse metterò nel mio studio. Qui nell'ultimo cassetto invece sono andata a mettere i costumi. E qua sotto le fodere dei cuscini estive. E qui nell'angolino ho messo il completo sportivo che utilizzo molto poco. Mentre all'interno di questo contenitore ci sono tutti i miei costumi, interi due pezzi. E questo contenitore è di IKEA. Tutti i contenitori che vedete in questo armadio sono di IKEA. Quindi qui cosa posso mettere? Direi a questo punto di andare a mettere questo vestito
questo qui con le stelline, che è qualcosa di meraviglioso, però è molto particolare. Essendo un vestito molto particolare, super appariscente, quindi non adatto a molte occasioni, lo metto qui in fondo. E già che ho spazio, vado a mettere questa tuta intera, super morbida e super carina, con il musino dell'unicorno e con tanto di corno. Guardate qui, in realtà non è molto pratica per stare in casa, perché comunque è tutta intera e ogni volta che si deve andare in bagno praticamente bisogna spogliarsi. Però è carina, l'avevo presa su un sito asiatico, tiene un sacco di caldo, mi spiace buttarla, quindi la teniamo qua, anche perché comunque, ripeto, la uso poco, quindi la metto insieme a questo vestito. Mentre qui nel secondo cassetto vado a mettere questo poncho, che è morbidissimo, tiene un sacco di caldo, però anche questo non lo sfrutto molto. Mi spiace andare a scartarlo, in quanto è un poncho di qualità, che tra l'altro avevo pagato anche parecchio perché è fatto proprio bene. E quindi so che ogni tanto, un paio di volte all'anno almeno, lo utilizzo, quindi lo tengo in questo cassetto solo soletto, e quando voglio metterlo so di trovarlo qui. Come avete visto poi dalle precedenti clip, sono andata a sistemare anche il primo cassetto, che ho svuotato, avevo dentro magliettine super leggere, e ho arrotolato per bene tutti i maglioni, quelli un pochettino più ingombranti, e li ho messi tutti qua. Questa soluzione devo dire che mi piace parecchio rispetto all'anno scorso, che li tenevo impilati uno sopra l'altro. Così è sicuramente più pratico, si riescono a vedere tutti i capi contenuti all'interno e forse anche più ordinato. Qui nel secondo cassetto invece sono andata a mettere tutte le magliette, maglioncini e qualche body nero che utilizzo molto spesso per lavoro. Poi ovviamente capita di utilizzarli anche fuori lavoro, però al lavoro devo vestirmi solo ed esclusivamente di nero, quindi ho proprio dedicato un cassetto a questi capi. Passando al terzo cassetto, che ancora non ho controllato, allora qui c'erano tutti i pantaloncini estivi, tutti questi jeans, questa gonna di jeans, tra l'altro potrei tenerla anche per l'inverno, ma tutti questi, ok, no, devo fare una selezione, quindi adesso vado a selezionare i pantaloncini che posso sfruttare anche quest'inverno con la calzamaglia, mentre gli altri invece li metto con le cose estive. In quest'ultimo cassetto invece ci sono tutti i jeans e i leggings, che ovviamente tengo anche per questa stagione, però già che ci sono vado a togliere tutto, do una pulita e poi li rimetto. È qui pronto per essere riempito. Prima c'erano tutti i maglioni e le cose invernali che sono già andata ad inserire nell'armadio, però ho notato che si è aperta qui una scatola in cartone che avevo preso anni fa da Ikea. Per quest'anno, comunque, per oggi tengo ancora questa, perché non ho altre ceste dove poter mettere i vestiti che adesso vado a togliere. Adesso vado ad appendere alcuni di questi vestiti, non tutti, farò una selezione utilizzando ovviamente le grucce bianche.
portato giù tutti i cappotti, i pellicciotti che ho, quindi adesso questi li prendo e li sposto tutti qui in fondo. Non mi sembra vero, ma finalmente, sono troppo contenta, ho finito di fare tutto il cambio armadio del mio armadio. Al lato di Ste ci penseremo questo weekend perché voglio farlo insieme a lui, così se ha qualcosa da scartare lo possiamo vedere insieme. Comunque, adesso ne approfitto, visto che ho tolto tutto, e passo l'aspirapolvere, anche perché mi è venuta l'idea, di riportare il tappeto qui in cabina armadio. Inizialmente l'avevo preso per la cabina armadio, poi qualche mese fa l'ho portato in camera da letto e adesso voglio di riportarlo qui, quindi lo vado a recuperare e lo riposiziono all'interno della cabina armadio. Tra l'altro, mia sorella sarà anche molto contenta perché ho eliminato qualcosina. Sono tutte cose che ho preso nei negozi in questi ultimi anni, tipo Zara, H&M, Stradivarius, insomma sono cosine che so di non aver messo lo scorso anno, quindi è inutile rimetterle nell'armadio, e quindi ho fatto questa cesta, le faccio vedere a lei se c'è qualcosa che le piace, ma penso di sì, e le tiene lei, altrimenti li regaleremo. Tappeto rimesso qui e questa è la cabina riordinata. Vi faccio una panoramica generale. Qui sono andata ad appendere alcuni maglioncini partendo dai colori caldi, quindi questo giallo senape, qualche marroncino, poi sono andata al rosa fino ad arrivare al nero. Ci sono un po' di chiodi in pelle, dei cappotti lunghi e dei pellicciotti. In questa nicchietta, un po' come ho fatto quest'estate, ho mantenuto il color celeste. C'è qualche vestito, dei giubbini in jeans e dei giubbini in similpelle. E poi qua è decisamente più pieno. Ci sono magliette, maglioncini, vestiti, partendo anche qua dal colore più chiaro, quindi dal bianco, e andando via via al nero. Il nero è decisamente tanto perché, come vi dicevo prima, devo andare a lavoro vestita di nero, quindi molto spesso mi capita di acquistare vestiti neri. Poi la parete, c'è questa colonna dedicata alle borse, è rimasta tale quale, e qui vi ho già fatto vedere prima quello che sono andata a mettere. Qui sopra invece ho tolto, cioè ho sistemato meglio ed ho aggiunto le cuffiette e una fascia per capelli perché le altre erano troppo grosse e non ci stavano. Qui vi faccio vedere velocemente di nuovo, ma avete già visto tutti i maglioni, sono super soddisfatta di questo cassetto. Qui sotto appunto tutte le cose nere, poi qui ho messo
raggruppato un pochettino meglio i pantaloncini per poter far spazio ad altri maglioncini e magliette a maniche corte. E qui invece ci sono tutti i pantaloni, dai leggings ai jeans. Poi qui sono rimasti i miei gioielli e i miei orologi. Qui c'è l'intimo e non è cambiato. Qui ho messo altri maglioncini e felpe. Qui ho messo altri pantaloni e le gonnelline. E qui sotto invece ho messo altri tre maglioncini. Qua c'è la nicchietta dedicata alle scarpe, alcune delle scarpe ovviamente. Ho rimesso le gonne, quelle che utilizzo di più in inverno e in autunno. Qui ho lasciato tutti gli altri gioielli, che però non ho neanche sistemato, sono rimasti così. Qua c'è altro intimo e calze. Qui abbiamo tutti i pigiami invernali e qui invece ci sono i miei pigiamini estivi e due vestitini di gioia. Sono davvero molto soddisfatta, lasciate perdere la mia faccia un po' sbattuta perché comunque è un lavoro abbastanza impegnativo, infatti mi ho occupato metà giornata, tutto il pomeriggio, però pensavo peggio, sono sincera, pensavo di metterci molto più tempo, l'altra volta ci ho messo un giorno intero, oggi invece ero molto più organizzata, si vede, più veloce e non ho perso tempo, quindi in un pomeriggio sono riuscita a fare tutto. Spero che questo video vi sia stato di compagnia e magari anche di ispirazione per andare a sistemare il vostro armadio. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale e mi raccomando seguitemi anche su Instagram, vi lascio il mio nickname qui. Detto questo vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video, ciao!